Su mia proposta, tutti gli omosessuali vennero messi insieme e isolati dagli altri, sotto la guida di un anziano che sapeva come trattarli. Anche sul lavoro vennero separati dagli altri prigionieri e adibiti per un lungo periodo a lavorare con i rulli compressori, insieme ad altri prigionieri di altre categorie, affetti dal medesimo vizio. Erano adibiti ad una cava di argilla di una grande fabbrica di mattonelle. Era un lavoro duro e ciascuno doveva assolvere una determinata norma. Inoltre, erano esposti a tutte le intemperie, l'effetto di quel duro lavoro che avrebbe dovuto riportarli alla normalità era differente a seconda delle diverse categorie di omosessuali.